Una tazza di cioccolata calda, profumata e dolce. La nostra storia inizia con un dipinto di Giovan Battista Bernini. Nella sala di una magnifica dimora del XVIII secolo, i membri della famiglia Martelli ospitano una festa elegante. Hanno tutti una tazza di una bevanda affascinante, dolce e intensa. Chi può rifiutare una tazza di cioccolata calda? Tutti conosciamo il suo gusto. Questa bevanda a base di cacao arrivò in Italia dal Nuovo Mondo. Era la preferita di Maya quasi 4.000 anni fa. Cristoforo Colombo fu probabilmente il primo europeo ad assaggiare la cioccolata. Il sapore della cioccolata è così buono, lo portiamo a casa! L'albero di cacao è stato successivamente trapiantato in Africa. Gli italiani hanno aggiunto zucchero all'aroma di cacao, addolcendola e trasformandola lentamente nel gusto della cioccolata calda che conosciamo oggi. Torniamo alla festa della famiglia Martelli. Gli ospiti assaggiano la bevanda più popolare dei nobili europei, la cioccolata calda. Polvere di cacao importata dall'Africa e zucchero di canna importato dalle Indie occidentali. Di dentro porcellane squisite che arrivavano dalla Cina o dalle migliori manifatture in Europa. E lodavano la bontà della cioccolata, chissà di cosa discutevano? Forse della scoperta dell'antica città di Pompei, forse di quanto fosse attraente la ricchezza del continente americano, della nuova invenzione britannica del motore a vapore e naturalmente di quanto gli affari di famiglia stessero andando bene. Anche a me piacerebbe preparare una cioccolata calda per la famiglia e gli amici in un sabato pomeriggio. Vorrei raccontare loro la storia della cioccolata, in salotto o in giardino. Racconterei volentieri anche la storia della famiglia Martelli, la bellezza della loro casa. Ascolterei attentamente i loro racconti sul mondo di oggi, la novità che ci circondano. Mi sono preparato una bella tazza di cioccolata calda. Il profumo intenso di cacao mi fa pensare tanto.